Procede spedito il progetto screening del coordinamento Difendiamo Salute Ambiente, che servirà ad evidenziare eventuali presenze di sostanze tossiche o pericolose in vegetali, in acque e nel suolo. Nell'ultima puntata di Parliamone Noi da Voi siamo stati su uno dei terreni bagnati dal fiume Sarno e abbiamo visto in che modo vengono prelevati i campioni. Noi stiamo monitorando i terreni. Stiamo effettuando uno dei 50 prelievi di terreno per verificare un attimo lo stato di fatto. In particolare oggi ci troviamo sul metanodotto che attraversa l'Agro-Nocerino, perché come detto nell'inchiesta Chernobyl, in cui un pentito sembra aver riferito che lungo questo metanodotto, che è stato costruito anni e anni fa, cioè più di 20 anni fa, siano stati tombati dei rifiuti pericolosi. Quindi una delle nostre principali preoccupazioni è venire, ecco, su questa tratta e indagare sulla situazione dei terreni, ecco, se ci sono ancora inquinanti, perché c'è da dire che dopo 30 anni dal metanodotto, anzi forse parliamo di circa 40 anni fa, in un terreno in cui oggi possiamo vedere, siamo a giugno, siamo a maggio, quindi una falda affiorante, cioè questa non è acqua piovana, noi qua siamo coi piedi sul bagnato, ma non perché abbia piovuto nei giorni precedenti, ma perché è acqua che viene da sotto, cioè quindi è proprio quest'anno la falda è affiorante, sta a livello della superficie di campagna. Quindi eventuali inquinanti, se ci sono, ci sono stati, purtroppo, ahimè, secondo me sono, già le hanno bevute le generazioni precedenti. Speriamo che così non è, e di non trovare, ecco, niente da questi rilievi.